Bieli, Lizzi, Ruman, Nizzi, Vuima e Vui, Vui. Bieli, Lizzi, Ruman, Nizzi, Vuima e Soca, Titi, Soca, Piazzi, Lado, Soli, Lazze, no, rifaccio. Bieli, Lizzi, Ruman, Nizzi, Vuima e Soca, Titi, Soli, Zabie, Lado, Lo. E beh, insomma, mentre i potenti della terra, i grandi, si impegnano con i loro mezzi, ai loro livelli, per promuovere l'integrazione, la pace, Dio li aiuti. Noi, per quello che è il nostro mestiere, la fratellanza la viviamo così. Cerchiamo di comprendere la cultura, la lingua, la musica di un altro popolo, quello russo, in questa produzione, di avvicinarci il più possibile con i nostri mezzi e di offrire al nostro pubblico, agli amici che ci verranno ad ascoltare, un'occasione per stare insieme con chi è lontano nel tempo, nello spazio, ma con noi condivide il sentimento straordinario di questa musica. Vi aspettiamo. Per noi è sempre un piacere essere diretti dal grande maestro Yuri Temirkanov, perché ha una capacità di dirti tutto con gli occhi, con un gesto minimo ti trasmette, ti carica in maniera meravigliosa, e quindi è tutto sempre altamente emozionante. Sono belli questi pezzi russi, lo scoprirete soltanto se verrete i prossimi giorni ad ascoltarci. 8 minuti, 10 minuti di musica, ma molto densi. Ok, vi aspettiamo. Tre canti popolari russi di argomenti diversi. In particolare le donne, i mezzo soprani e contralti, sono impegnati nel secondo e nel terzo. Volevo fare una riflessione sulla tematica dei due testi femminili, in particolare il secondo, in cui una giovane sposa, forse per via dell'inverno, pensa che dovrà passare molti, molti mesi chiusa in una casa nella famiglia del suocero e teme che sarà una durissima convivenza. Il secondo, che è il terzo nell'ordine dei pezzi, è un lamento tra il serio e il faceto di una signora che forse ha esagerato nel dar confidenza a un vicino di casa e che teme che il marito, tornando, la picchierà. Con una frusta di seta, ma la picchierà. Questo ci fa pensare, una volta di più, sulla condizione delle donne nei secoli passati. Oh!
Nel terzo c'è un inedito e bellissimo impasto con i bassi e baritoni, che rende un colore brunito, caldo, profondo, che forse è un po' lontano dalla nostra emissione solita, ma che è stato molto interessante approfondire. Quanti motivi ci possono essere per venire a questo concerto? Mille, più di mille, ma due in particolare. Temirkanov e il coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Venite. Salve a tutti. Ogni volta che canto in russo per me è una grande emozione, perché in primis amo quello che faccio e quello che è più bello è trasmetto, o perlomeno ci provo, trasmetto al pubblico. E ogni volta che il concerto finisce, quando c'è quell'emozione, quell'entusiasmo, io sono felice perché ho dato il mio contributo e sono contenta perché chi è venuto ha scoperto un mondo. Perché cantare e suonare è una cosa bellissima per chi esegue e per chi ascolta. Quindi arrivate tanti, perché è un'emozione bellissima. Ricordatevelo. A presto!